Amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, ben trovati da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu. Oggi parliamo di purtroppo un problema che attanaglia molti di noi, soprattutto molte imprese, e cioè il caro bollette. Sappiamo purtroppo tutti le come dire, difficoltà in cui ci si dibatte. Però forse a volte manca un po' la sensazione, la conoscenza di quello che è poi nella concretezza anche della vita di un'impresa, di quelle che sono le dimensioni di questo fenomeno. E allora abbiamo chiamato Cristiano D'Ortensio, che è il vicepresidente della sezione energia della Confindustria Chieti Pescara. Ecco, benvenuto D'Ortensio. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie dell'invito. Ecco, D'Ortensio, mediamente, per quello che risulta a voi, insomma, quanto stanno incidendo, diciamo, i rincari che si stanno verificando purtroppo per le aziende anche del nostro territorio? Attualmente i rincari sono nell'ordine medio del 50%, quindi molto significativi per una materia prima come l'energia. Quindi. A questo si aggiungono ovviamente tutti gli altri costi che un'azienda deve sostenere e che continua a sostenere, il personale. È una materia prima, come ho detto, quindi chiaramente nel momento in cui si stabilisce la produzione di un prodotto, oltre alle materie prime necessarie per produrlo, quindi il materiale, si utilizza l'energia che è appunto la fonte motrice, quella fonte con cui si genera l'energia termica. È chiaro che una variazione così significativa di materia prima sulla materia secondaria, sul prodotto finito, si rivela considerevole. Aziende che hanno anche contratti di lunga durata, dove hanno già fissato un prezzo, perlomeno le variazioni del prezzo finale sono concertate già in un contratto, a quel punto diventano più competitive. Poi se consideriamo che lo scenario europeo è uno scenario diseguale da un punto di vista energetico, come leggiamo tutti i giornali, insomma, ogni Stato sta attuando le proprie politiche, a quel punto viene meno anche il principio di libera concorrenza, perché aziende che competono sul mercato europeo, avendo condizioni di partenza differenziate, soprattutto la materia prima, non riescono più a essere competitive su mercati laddove il competitor europeo ha delle condizioni di energia differenti, se non più positive rispetto all'Italia. Ecco, su tutto questo, mi diceva lei, microfoni spenti, insomma, incidono anche alcune scelte che si sono fatte negli anni che riguardano anche, per esempio, le rinnovabili. Cioè, sarebbe ora di puntare sulle rinnovabili, ma forse già qualche anno fa ci si doveva pensare. Ma io direi che paghiamo una non scelta, in quanto in particolare la nostra regione è stata proprio l'emblema negativo dello sviluppo delle politiche energetiche italiane, in quanto sia lo Stato italiano che la Regione Abruzzo in primis hanno prima demonizzato lo sviluppo delle rinnovabili e in contemporanea hanno demonizzato lo sviluppo delle fonti fossili. Ora, chiaramente uno Stato che non si trova delle alternative e pensa di poter cercare al di fuori del proprio territorio una fonte di energia, è chiaro che diventa dipendente da politiche altrui. Oggi si sta rincorrendo la fonte rinnovabile, benissimo, va bene, ritorniamo indietro, ma bisogna avere una visione stabile di lungo periodo, quello che chiedono anche le aziende, perché poi oltre al beneficio legato sul prezzo della bolletta, sulla capacità di risparmiare energia o quello che può essere uno sviluppo proprio industriale, è chiaro che se io ho uno scenario di lungo periodo dove c'è una politica ben definita, riesco anche a creare valore con l'installazione di un'industria delle rinnovabili, un'industria energetica. Nel momento in cui abbiamo tutti i provvedimenti spot, tra cui l'ultimo è il 110, che è un ottimo strumento, sicuramente migliorabile, ma non di corto respiro. Dovrebbe essere uno strumento strutturale di una visione a 10, 15, 20 anni che ci permette veramente di intervenire sullo stock di patrimonio immobiliare e renderlo meno dispendioso dal punto di vista energetico. A quel punto tutto il paese si struttura per supportare quella politica. Si crea l'industria, si crea la manifattura, si crea il servizio. Se facciamo politiche di 2 mesi, 3 mesi, 2 anni, 6 mesi, con degli scatti di riduzione o di penalità così brevi, oggi sappiamo che tanto quando scadrà il termine per completare l'80% di interventi sulle monofamiliari,
È chiaro che sia il sistema bancario che il sistema industriale non si strutturerà mai e il cittadino, quello fortunato, riesce ad accedere all'incentivo, quello meno fortunato viene escluso. Non è una politica che porta a un risultato sostanziale. E quindi cosa torniamo? A spegnere il riscaldamento o a staccare la luce? Cioè, questi sono provvedimenti tampone che possono durare un mese, 2 mesi, 3 mesi. Ma non sono neanche pensato di uno Stato moderno nel 2023. Siamo tornati indietro nel Novecento, con politiche austerity, perché non c'è una visione politica di lungo respiro. E soprattutto ancora c'è un'integrazione europea a livello energetico. È necessario un intervento europeo. Non possiamo pensare che né la regione, né l'Italia, in un contesto europeo, se la possa fare da sola o possa attuare una politica così importante. Ma questo è un domani agli occhi di tutti. Ecco, ora invece che cosa si potrebbe fare? Nell'immediato abbiamo sicuramente la possibilità di intervenire con banalmente con le sostituzioni di, come dicono tutti, lampadine a LED, con macchine più efficienti, quindi elettrodomestici di classe A, chi ha la possibilità di mettere il fotovoltaico. Però insomma sull'acquisto di energia poco si può fare. I prezzi purtroppo hanno un'oscillazione del prezzo di energia legato all'andamento del prezzo del gas e quindi fin quando il prezzo del gas non viene calmierato, anche il prezzo dell'energia per le oscillazioni più o meno alte relativamente a questo mercato. Ma ripeto, non è una politica che può essere gestita dall'Italia, è una politica che deve essere gestita a livello europeo. Ci vuole una strategia di sicurezza energetica nazionale e europea sull'energia. Ecco, è vero che ci sono aziende come la sua che insomma si occupano proprio di rinnovabili che hanno sofferto insomma in questi anni proprio a causa delle scelte di cui parlavamo prima. Tutte le aziende che si sono occupate di efficienza energetica e di rinnovabili, nate intorno agli anni 2000, come la nostra azienda, ha subito tutta quella politica contraria e populista contro le rinnovabili. Quindi abbiamo avuto un momento di esplosione tra il 2005 e il 2010, un momento di frenata più che immediata durante il governo Monti, che ha demonizzato le rinnovabili. Quindi le aziende come anche la nostra, che in un momento di crescita hanno pensato di investire e strutturarsi, si sono destrutturate. Quindi oggi è chiaro che sì, stiamo rispondendo alle richieste del mercato, riusciamo bene o male a gestire quelle che sono le richieste dei nostri clienti, ma sicuramente siamo molto più prudenti, visto che non vediamo davanti a noi una stabilizzazione del nostro mercato, né una volontà politica in tal senso, come dicevo prima, a microfoni spenti. Purtroppo anche in questa campagna elettorale in questi giorni io non leggo nessuna visione politica riguardo la sicurezza energetica, né tantomeno riguardo le rinnovabili. Io oggi sento parlare addirittura soltanto di pasta che si può cucinare spegnendo il fornello. Quindi a livello, diciamo, di visione di mercato, una politica industriale legata all'energia dell'Italia, ad oggi è un grande punto di domanda. D'Ortenzio, grazie davvero per essere stato collegato telefonicamente con noi e alla prossima. E Grazie mille a voi, arrivederci. grazie anche a voi che ci avete seguito, da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu. A risentirci.